approvato il piano regionale per la transizione ecologica, sarà lo strumento strategico per le politiche regionali in materia di sviluppo sostenibile e contrasto ai cambiamenti climatici. La 24esima edizione di Boccaccesca riporta a Certaldo l'arte dell'enogastronomia. Dal 16 al 23 ottobre ad Impruneta torna la Fiera di San Luca. Inaugurata a Palazzo del Pegaso la mostra di Lorenzo Marini, Type Art 2022. Arriva il piano regionale per la transizione ecologica. È approdata in aula ed è stata approvata la proposta di legge che prevede l'istituzione del piano regionale per la transizione ecologica. Il piano costituisce attuazione del programma regionale di sviluppo e persegue le finalità di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di transizione ecologica verso la completa neutralità climatica, la circolarità dell'economia e lo sviluppo ambientale sostenibile. Il piano ha l'ambizione di diventare uno strumento programmatico strategico per le politiche regionali in materia di sviluppo sostenibile e contrasto ai cambiamenti climatici, sia in termini di riduzione delle emissioni che di adattamento. L'intervento legislativo si è reso necessario anche per aggiornare la programmazione regionale in materia ambientale ed energetica ai nuovi indirizzi internazionali, comunitari, nazionali e statutari. L'atto arriva in Consiglio dopo un lungo lavoro delle commissioni competenti che hanno riformulato il testo introducendo modifiche a quasi tutti gli articoli. Abbiamo approvato questo importante atto che è il primo passo per un coordinamento e quindi per individuare anche le persone che ci affiancheranno in questo importante lavoro di raccordo sia con il governo sia con i comuni, e quindi saremo in qualche modo una cerniera sul territorio per accompagnare in tutti gli atti importanti. Mi viene in mente tutta la parte legata al PNRR in una regione che tradizionalmente, storicamente ha già una grande sensibilità sulla parte ecologica proprio per la produzione stessa di energie rinnovabili, e quindi non partiamo da zero, ma con questo atto cerchiamo di mettere in maniera strutturale e programmata tutta la nostra esperienza finalmente a servizio e in rete con tutto quello che è il nuovo panorama che ci chiede l'Europa, e quindi crediamo di avere tutti i numeri per poter partire e fare un buon lavoro di concerto sia con il governo che con le nostre comunità locali. Il dibattito in aula sul piano regionale per la transizione ecologica è iniziato con l'intervento di Alessandro Capecchi, primo firmatario di un emendamento al testo di legge. Come al solito la Regione vuole mettersi alla testa, diciamo, della rivoluzione lessicale del Paese aderendo formalmente al piano della transizione ecologica. Dovrebbe essere un piano di programmazione di competenza del Consiglio regionale che raccoglie, in qualche modo coordina i piani dei rifiuti, della qualità dell'aria, dell'energia, della lotta all'amianto e eccetera. In realtà, purtroppo ad oggi sappiamo, manca il piano regionale di sviluppo, che è l'atto madre della programmazione regionale, mancano i piani di settore, a cominciare proprio dal piano dei rifiuti. Quindi dal nostro punto di vista abbiamo chiesto maggiore concretezza e soprattutto di conoscere i tempi di realizzazione di questo piano, che dovrà essere realizzato anche tramite il contributo di un comitato nuovo tecnico scientifico di 10 membri che avevamo chiesto fosse nominato e fosse messo a supporto anche del Consiglio regionale. Questo ci è stato negato perché si ritiene invece che questo comitato scientifico debba sostenere soltanto la Giunta, e quindi anche in conseguenza di questa ennesima chiusura della maggioranza noi abbiamo espresso un voto contrario. Intervenuta poi la capogruppo del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti. Quello che viene presentato oggi in realtà è una scatola piuttosto, diciamo, da un certo punto di vista poco significativa, di una raccolta di indicazioni che vengono dall'agenda 2030 dell'Europa, ma in realtà raccoglie un po' di legislatura esistente, va a togliere il PAER, che invece è una pianificazione già esistente, senza sostituirla con qualcosa di concreto, con un cronoprogramma o con degli investimenti seri. Infatti è a invarianza di costi e non si spiega come possa essere una legge così importante non essere supportata da un investimento finanziario forte. L'altro aspetto molto critico è che si tratta di una legge intersettoriale molto importante, che inverte molti settori, dall'energia all'edilizia alle infrastrutture, ma non abbiamo ancora il programma di sviluppo regionale, che è il documento cardine con cui inizia ogni legislatura. Dovrebbe essere stato presentato a inizio della legislatura del Presidente Giani e non ce l'abbiamo, quindi stiamo facendo delle leggi senza che ci manchi, anzi senza la struttura base che le dovrebbe supportare. Quindi, come sempre, navighiamo a vista, anche nella transizione ecologica e persino quando siamo in ritardo. Elisa Montemagni ha evidenziato come il piano sia una norma transitoria perché mancano i decreti attuativi. In realtà oggi si è istituita l'ennesima scatola vuota della Regione, è l'istituzione del piano, quindi non è un vero e proprio piano, che dovrà andare a contenere tutti quei piani che noi aspettiamo da anni.
Io sono qui dal 2015 e ancora aspetto il piano dei rifiuti. Abbiamo visto passare degli adeguamenti sul piano della qualità dell'acqua, ma dobbiamo parlare di piano della qualità dell'aria. Dobbiamo parlare del PRS, che è dal 2015 che non viene fatto, nonostante ci sia una situazione in Italia, ma anche a livello internazionale, che è totalmente cambiata anche causa Covid e purtroppo, come vediamo ora, anche per la guerra in Ucraina. Quindi abbiamo una serie di tematiche che devono essere affrontate, ma ad oggi ci si limita a fare una cornice di quello che doveva essere fatto già anni fa e che ancora i cittadini stanno aspettando. Cioè, siamo in forte ritardo su tutto in questa regione e non abbiamo ancora chiaro come si intende portare avanti tutti questi temi, soprattutto perché abbiamo non solo delle urgenze e delle esigenze, ma perché è stata fatta questo quadro di cui si parlava senza avere decreti attuativi a livello nazionale. A Certaldo è tempo di Boccaccesca. Colori, odori, sapori, un viaggio sensoriale da vivere nel cuore di uno dei borghi più belli della Toscana. Torna a Certaldo Boccaccesca, la rassegna delle eccellenze enogastronomiche e artigianali italiane, giunta quest'anno alla 24esima edizione. Da venerdì 14 a domenica 16 ottobre la manifestazione coinvolgerà il Borgo Basso e il cuore medievale di Certaldo Alto, palcoscenico per i numerosi espositori provenienti da ogni parte d'Italia, mentre grandi chef toscani daranno vita a dimostrazioni di cucina. Allo street food si uniranno anche alcuni esercenti di Certaldo che prepareranno piatti di degustazione. Certaldo è sicuramente uno dei borghi più belli della Toscana, ma è anche uno di quei borghi che è riconosciuto da tutti e noi in Consiglio regionale sono tante le iniziative che abbiamo presentato per la sua qualità, la capacità di saper produrre iniziative culturali di qualità. La Toscana è terra di arte, è terra di cultura, è terra di bellezza. La Toscana è anche una terra in grado di saper portare nel mondo le sue eccellenze enogastronomiche. E questa iniziativa, ormai alla 24esima edizione, riesce a rappresentare al meglio quello che siamo e quello che vogliamo essere. Tiene insieme artigianato, tiene insieme prodotti del territorio e li riesce a rappresentare sotto forma di spettacolo. Qualcosa di unico, qualcosa di bello e di significativo. Boccaccesca torna quest'anno agli standard pre-pandemia, senza restrizioni, dopo aver raggiunto livelli di partecipazione molto alti già nell'edizione dell'anno scorso. Nasce nel 1999 per far conoscere il territorio attraverso i suoi prodotti agroalimentari e artigianali, promuovere i presidi slow food, dei quali fa parte la cipolla di Certaldo, e tutta la produzione locale. È stata la prima manifestazione 24 anni fa a parlare di cucina, di cuochi e di cooking show. Si sono cimentati qui tra i migliori cuochi del panorama nazionale, molti giovani talenti che hanno raggiunto i più alti livelli. Boccaccesca è un contenitore molto importante per Certaldo, sono 24 anni che curiamo con grande soddisfazione questa manifestazione. Torna in un fine settimana importante a occupare tutto il nostro borgo medievale e anche la parte bassa del paese. Un'organizzazione di Confesercenti, la direzione artistica assolutamente confermata di Claudia Palmieri, e ritorna anche dopo due anni difficili, quelli della pandemia, con edizioni molto più contenute, molto meno strutturate, ad essere una Boccaccesca piena di tutto il suo mercato enogastronomico di grande qualità, con la presentazione dei prodotti toscani e non solo, e con tutte le attività. Noi non ricordiamo sempre che Boccaccesca è stato un po' precursore degli chef che si esibiscono davanti a un pubblico, ben prima di tanti programmi televisivi ora noti che poi hanno fatto la storia di un pezzo della televisione. Tornano quindi gli chef in piazza, torna il coinvolgimento dei bambini all'interno delle nostre attività, che appunto hanno la possibilità di fare anche dei laboratori di cucina. Torna anche un'altra iniziativa importante, che è quella della piazzetta dei gemellati, e quindi il coinvolgimento, quest'unione del gemellaggio dell'amministrazione comunale di Certaldo con tanti altri comuni in Italia e in Europa, che appunto arrivano a Boccaccesca a presentare i loro prodotti tipici enogastronomici. Ad Impruneta la Fiera di San Luca. La Fiera di San Luca di Impruneta è una delle più antiche fiere di bestiame d'Europa, che si festeggia la settimana in cui cade la festa di San Luca, ovvero il 18 ottobre, che è il santo patrono del paese. Le origini della fiera si fanno risalire ad oltre 1000 anni fa, quando la transumanza dei pastori dall'Appennino alla Maremma era diventata pratica consolidata in un flusso scandito dal ritmo delle stagioni. Sicuramente pastori e mercanti di bestiame si trovavano e sostavano all'Impruneta, crocevia di comunicazione e sede di un importante culto mariano alla Pieve di Santa Maria, consacrata nel 1060 per trattare i capi di bestiame.
I pastori vendevano anche latte, formaggi, lana e gli imprunetini, a loro volta accoglievano i transumanti offrendo al mercato oggetti che avrebbero potuto far loro comodo, come scarpe, vestiti, utensili e vasi di quella terracotta particolare che sarebbe divenuta il cotto dell'impruneta, famoso in tutto il mondo. La fama della fiera crebbe nel tempo, al punto da richiamare dalle città e dintorni folle di visitatori e non più solo pastori. La Fiera di San Luca oggi, accanto alla dimensione più agricola, propone mercati enogastronomici, di casalinghi, di artigianato, esposizioni d'arte, mostre e numerosi eventi culturali e ricreativi come il Luna Park e lo spettacolo pirotecnico finale. Quest'anno abbiamo deciso di accettare questa sfida, una sfida sicuramente importante, una sfida che riporta questo evento millenario al territorio. È un evento tradizionale che contraddistingue davvero la storia e la cultura del nostro paese, appunto di Impruneta, e che quest'anno riporta al centro tutte le attività del territorio stesso. Quindi, come sappiamo, ecco, dal programma tutte le aziende agricole che scenderanno in piazza, un po' come era la nuova fiera degli animali, che ovviamente è proprio quell'elemento cardine, ecco, un po' di tutta la settimana, e soprattutto direi artigianato e tantissime attività culturali. Quindi il primo obiettivo è quello di, appunto, restituire questo evento che per Impruneta rappresenta un elemento, ecco, notevole e importante per quello che riguarda la connotazione del paese stesso, sia alla tradizione ma anche, se vogliamo, in parte a un qualcosa di innovativo, perché inauguriamo anche per l'occasione il loggiato del Pellegrino, come abbiamo detto, abbiamo voluto inserire all'interno del programma un locale, un immobile all'interno del quale praticamente avremo tantissime attività durante l'anno, da mostre d'arte, convegni, e soprattutto avremo all'interno un nuovo punto di informazione e accoglienza turistica, cosa che mancava sul territorio. Quest'anno si è deciso di dare un nuovo connotato all'evento, riportando la fiera alle sue radici tradizionali. Ci aspetta dunque un'edizione sperimentale che da sabato 15 ottobre a domenica 23 ottobre privilegerà la vendita di prodotti agricoli, animali, artigianato e la promozione delle eccellenze del territorio. Una delle tradizioni più belle del Chianti Fiorentino. È una fiera davvero millenaria, corrisponde alla transumanza dei pastori e delle greggi, e oltre 1000 anni fa si faceva dall'Appennino verso la Maremma, ma ha assunto poi negli anni un significato ovviamente religioso, ma anche civile, e per tutta la comunità dell'Impruneta e per un territorio più ampio. È una fiera bellissima, varia, piena di attività, che valorizza sia i prodotti più tipici sia le vere e proprie eccellenze mondiali. Penso alla terracotta dell'Impruneta, che anche quest'anno sarà protagonista, tutta una parte dedicata all'agroalimentare e tanti eventi culturali e artistici, oltre quest'anno anche all'inaugurazione dei nuovi loggiati del Pellegrino, che finalmente saranno restituiti alla fruizione pubblica e completano il disegno della bellissima piazza Buondelmonti accanto alla Basilica. Quindi un'occasione da non perdere per tutti. Un'eccellenza non solo del territorio fiorentino ma dell'intera Toscana, la Fiera di San Luca, che cade durante la settimana del Santo Patrono di Impruneta, è un segnale bello di ripartenza dopo questi anni difficili che stiamo vivendo. È un po' il ritorno alle tradizioni, alle origini, il ritorno degli animali, la possibilità davvero di incontrarsi, di conoscere le nostre storie, le nostre tradizioni, di portarle verso il futuro, un momento di incontro, di socialità dopo i tempi difficili della pandemia. È bello oggi essere qui a presentarlo in Consiglio regionale. Insieme al collega Massimiliano Pescini vogliamo costruire le condizioni perché questo evento abbia sempre di più la vocazione, la possibilità di parlare ben oltre i confini di Impruneta. Saranno giorni molto belli, intensi, e mi auguro che tanti, tanti cittadini della Toscana possano visitare e partecipare alla Fiera di San Luca. By Part 2022. Lorenzo Marini, artista poliedrico e pubblicitario di successo, torna a Firenze con la mostra Type Art 2022, un'esposizione suggestiva di 16 opere presentate in coppia che hanno per tema l'arte della lettera e che attraversano diverse modalità stilistiche e compositive. La rassegna, ospitata nello spazio espositivo Ciampi di Palazzo del Pegaso, è stata inaugurata nei giorni scorsi. Quella ricerca dell'espressività, quella andare a scavare in fondo nei sentimenti, ecco, nel colore, nella prospettiva, la ricerca. Io vedo in queste
opere di Lorenzo Marini in Tab Art, soprattutto una critica a tante troppe cose superficiali della nostra società. È proprio uno scavare e andare in fondo, al cercare attraverso la lettera, con questa indagine. Questo è il lavoro che fa uno degli artisti più importanti che abbiamo, e questa è una delle mostre sicuramente più riuscite che sono venute in questo palazzo. L'idea è semplice, le lettere sono segni astratti che ci servono per leggere o per scrivere. Noi in Occidente siamo funzionali, in Oriente sono più poetici, la calligrafia è un'arte, e dunque ho pensato di trasformare le lettere in illustrazione, in narrazione, in esperienza, e per questo non hanno più senso tutte coordinate, tutte attaccate, ma come le perle di una collana a cui togli il filo di seta, diventano fatti in libertà. L'esposizione proseguirà fino al prossimo 22 ottobre con il seguente orario: da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, il sabato dalle 10 alle 13.